di piombo rispetto a questa cosa, perché mi hanno già tacciato di essere complottista in più di una circostanza. In realtà non voglio fare la parte del complottista, mi permetto semplicemente di evidenziare alcune cose, tanto è vero che parleremo di inquinamento ambientale, di cambiamenti climatici, anche prendendo dei dati oggettivi, okay, che sono legati alla pressione antropica, quindi la pressione che l'uomo esercita sull'ambiente. Questo è innegabile, evidentemente. Poi tutto il discorso complottista magari lo vediamo e lo prendiamo giustamente con le pinze, nel senso che apriamo un tema, poi magari, che so, in futuro ciascuno di noi avrà modo di confrontarsi piuttosto che andare a cercare la letteratura più accreditata magari della mia e quindi trarre delle conclusioni di un certo tipo. Allora, perché dico tutto questo? Perché parlare di inquinamento e di salute ci porta inevitabilmente a parlare di clima, ovviamente, delle sue implicazioni sul piano sia geopolitico che geostrategico. Diciamo, non faccio delle slide, ma non è importante, nel senso che è necessario, come in tutte queste cose, io credo avere una visione complessista e non una visione riduzionistica. La visione riduzionistica drammaticamente è quella visione che, per esempio, in medicina vede soltanto il soggetto affrontare l'epifenomeno, quindi l'espressione ultima della malattia. Una visione complessista invece ci permette di vedere a tutto pieno il paziente in tutte le sue sfumature, che sono psicologiche, neurologiche, endocrinologiche, immunologiche, e quindi questa visione complessista non deve essere applicata soltanto in medicina e in biologia, ma deve essere applicata, a mio avviso, credo, da uomo di scienza lo dico, un po' in tutte le scienze, evidentemente, no? È chiaro che l'uomo, inquinando, non solo crea un danno al pianeta, ma crea anche un danno a se stesso, e quindi è chiaro che questa lettura è una lettura ineluttabile, sostanzialmente. Ma quanto impattano, io dico, realmente le attività umane sul clima? E qui apriamo dei temi abbastanza complessi. Sicuramente impattano anche in maniera pesante, ma quanto impattano? Quanto impattano? Qualcuno sostiene intorno al 70%. Sì, potrebbe essere, forse qualcosa di più, forse qualcosa di meno. Diciamo che non vogliamo uscire dagli schemi, no? Okay? O dal tracciato per certi versi, diciamo che impattano per il 70%, d'accordo. Ma facciamo un attimino un passo indietro. Le specie, le comunità, gli ecosistemi, i paesaggi cambiano nel tempo, fluttuano, si dice così, no? Dal punto di vista biologico. Cambiano quindi le loro proprietà, cambiano il loro modo di distribuirsi, okay, all'interno di un ambiente che è un ambiente ovviamente che può essere acquatico piuttosto che terrestre, piuttosto che l'atmosfera. A breve e a medio-lungo termine, ogni 11 anni si assiste a quello che viene chiamato il minimo solare, il minimo di Maunder, okay, no? Che fondamentalmente è l'andamento delle macchie solari. Oggi siamo, almeno questo è quello che dicono gli scienziati, io non faccio il climatologo, prendo atto di quello che leggo anche in letteratura, oggi siamo in una fase di minimo di Maunder, ok? E guarda caso, con il minimo di Maunder dovrebbe esserci una diminuzione della temperatura, non un aumento della temperatura, ok? Almeno questo storicamente, poi magari qualcosa sul Sole è cambiato e non lo sappiamo. A lungo termine, per esempio, ogni 25.800 anni c'è un cambiamento geologico dovuto all'oscillazione dell'asse terrestre e quindi per esempio la migrazione dei poli. Non so se avete mai sentito parlare della migrazione dei poli. Oggi il polo magnetico non corrisponde, è da anni che non corrisponde, al polo geografico, ma è spostato di circa 1500 km più o meno, sì, una cosa simile, sì. Guarda, cerco di collocarvelo geograficamente. Sapete dov'è la baia di Hudson in Canada? Okay. Si è spostato verso ovest e è ancora nella baia di Hudson, però diciamo così molto a occidente rispetto praticamente al polo nord reale, quindi quello geografico. Si tratta di vedere una carta per poter collocarlo a questo punto di vista. Ogni 41.000 anni, quindi abbiamo detto ogni 25.800 c'è un problema di oscillazione dell'asse terrestre, quindi la migrazione dei poli, ogni 41.000 anni noi abbiamo problemi che si associano all'inclinazione dell'asse terrestre rispetto all'eclittica. Che cos'è l'eclittica? È il piano intorno al quale sulla quale la Terra ruota intorno al Sole. Quindi abbiamo uno spostamento dell'asse terrestre, questa Terra che ruota intorno al Sole, e quindi questi sono dei movimenti assolutamente naturali che noi conosciamo dal punto di vista geologico.
e che ovviamente insieme a eventi geodinamici come i movimenti della crosta terrestre che sono assolutamente normali e insieme ai terremoti e ai vulcani evidentemente possono determinare delle modificazioni del clima. Il vero tema, e qui bisogna essere sinceri, e lo dico con molta sincerità, è che noi in questo caso stiamo parlando di 40, 50.000 anni, 30.000 anni e quant'altro, no? In realtà quello che si verifica sul nostro pianeta, almeno in questo momento, è che tutto ciò è molto rapido, okay? Quindi si sta assistendo ad un cambiamento, definiamolo così, in questo momento, tra virgolette, climatico, molto rapido, okay? Quindi è chiaro che l'impatto da parte dell'uomo c'è e probabilmente ha un suo significato, ma vedremo poi come e in che modo. Il clima è stato relativamente instabile negli ultimi 2 milioni e mezzo di anni. Perché vi dico questo? Perché voi ricorderete dal liceo come si chiama, le famose glaciazioni. Esistono 3 glaciazioni, la prima, la seconda, la terza, la prima di Wurm, la seconda di Wurm, la terza di Wurm. E la terza glaciazione di Wurm è circa 70.000 anni fa, è quella che ha portato i ghiacci praticamente fino in pianura padana, no? Quella che poi ha dato origine ai nostri laghi, no? Il lago di Garda, il lago di Iseo, il Maggiore e il lago di Como, no? Si è verificato circa 70.000 anni fa, tra l'altro una glaciazione che ha coinvolto, poverino, l'uomo di Neanderthal. Qualcuno infatti sostiene che potrebbe aver portato quasi ad una sorta di estinzione dell'uomo di Neanderthal, quella glaciazione. In realtà è vero relativamente anche questo, perché l'uomo di Neanderthal potrebbe essere scomparso circa 35-40 mila anni fa con la comparsa dell'Homo sapiens sapiens. Sapiens sapiens non si sa quanto, sapiens sapiens, okay, comunque dicevo, il problema è che non sappiamo neanche se è davvero scomparso l'Homo sapiens neanderthalensis. Diciamo di sì, secondo sempre un approccio classico, perché io devo fare un po' tutte quelle cose, devo parlare sia di ciò che la scienza, tra virgolette, ufficialmente dice, e quelle che sono invece magari alcune immagini che io ho, che forse discutibilissime, ma insomma, sostanzialmente da considerare. Poi c'è stata una piccola era glaciale, non so se lo sapete, la piccola era glaciale nel XIV secolo e nel XVI secolo. Pochi ne parlano di questa piccola era glaciale. Quella del XVI secolo sì, è quasi quasi totalmente sconosciuta. Quella del XIV secolo la si cita spesso nei libri di storia, perché nel 1300 c'è stato un profondo cambiamento anche sociale a seguito di questa piccola glaciazione. Tra l'altro nel 300 c'è stato anche la peste, se non ricordo male addirittura 2 pesti, una nei primi anni del 300 e l'altra alla fine del 300, no? Insomma, diciamo, una importante crisi economica e profonde modificazioni dell'assetto sociale delle persone che vivevano in quel periodo proprio grazie a questa mini glaciazione. Oggi molti ricercatori evidentemente propendono per pensare che il riscaldamento possa essere dovuto a cause antropiche, questo è ovvio, però nulla è paragonabile sicuramente a quelle che possono essere invece le vere e proprie grandi cambiamenti che però hanno tempi decisamente più lunghi, come vi dicevo prima. No? C'è sicuramente un impatto antropico. Dicevo prima che l'impatto antropico, secondo i ricercatori, alcuni ricercatori, diciamo la stragrande maggioranza dei ricercatori, che però sono anche dentro quello che io definisco il pensiero unico, perché questo vale probabilmente per chi si occupa di meteorologia, ma vale per chi si occupa di biologia, per chi si occupa di medicina e di ingegneria o di geoingegneria. Quindi il tema è il pensiero unico, no? O tu la pensi in questo modo, tutto quello che secondo il pensiero unico, secondo il mainstream, secondo la narrazione classica non va bene, ok, beh, allora sei complottista, allora sei fuori dagli schemi. Però parliamo sempre dell'impatto antropico, perché questo mi interessa in questo caso e vi racconto che cosa in realtà abbiamo potuto osservare, almeno ufficialmente, in questi ultimi anni, questi ultimi 2 secoli. Nel XIX secolo, per esempio, nel XIX secolo le emissioni di CO2, le emissioni erano calcolabili in termini di qualche centinaia di milioni di tonnellate all'anno. Questi sono numeri veramente interessanti, eh? Nel 1920 si raggiunge il miliardo di tonnellate all'anno di CO2 di emissioni. Nel 60 si raggiungono i 3 miliardi di tonnellate all'anno di emissioni. Si possono calcolare queste cose, eh? Che è il limite però di capacità di assorbimento, okay, della CO2 da parte degli ecosistemi.
Io ricordo che in università io faccio il nutrizionista di lavoro, faccio il biologo nutrizionista, ma in realtà io sono nasco come ecologo, nel senso che come biologo dell'evoluzione, per la verità, no? E ricordo che in università se ne parlava di queste cose. Buonasera, se non si vuole accomodarsi, prego. E si diceva già alla fine degli anni Ottanta che i sistemi ormai erano saltati, gli ecosistemi erano saltati e che ormai eravamo già arrivati a dei punti di non ritorno. La riflessione però che si faceva in quel periodo era legata non tanto ai cambiamenti climatici quanto proprio a questo discorso legato alle emissioni di CO2, no? All'inquinamento ambientale, all'impatto che l'uomo aveva sugli ecosistemi dal punto di vista non tanto climatico quanto ambientale, nel senso stretto del termine, quindi danno all'ecosistema, inquinamento delle acque, dei fiumi e via dicendo. Ecco, e lì sì, io faccio una riflessione, poi magari mi sbaglio, voglio dire, ma se andiamo ad analizzare l'intero pianeta, ok, ecco bene, qua siamo in una condizione, come dire, estrema, pianura padana, dove ci sono una quantità di polveri sottili, di PM2,5, PM10, in quantità veramente spaventose, no? Okay? Con danni alla salute evidenti. Ma se dovessimo andare in Norvegia, che ne sono le isole Svalbard, probabilmente questo problema non si porrebbe, dico bene, no? Cioè, ma no, ha ragione, lei ha ragione. Lei deve fare un discorso globale, ha ragione, no? Volevo solo... No, certo, no, ma era un pensiero, no, ha ragione, non sto dicendo che non c'è, attenzione, sto dicendo sostanzialmente che la percezione che noi abbiamo è completamente diversa, intendo dire, capito? C'è una distribuzione non omogenea degli inquinanti sul pianeta, non omogenea, ok? Ci sono aree dove è molto più presente e altre aree invece dove la presenza c'è, ovviamente, nei cristalli, come giustamente lei dice, però non è così significativa o comunque paragonabile a quella che può trovare vento, sto dicendo, per esempio, in cima al Monte Bianco rispetto in cima al Monte Everest o al Polo. Nonostante tutto c'è, è ovvio che c'è. Ecco, non so se sono riuscito... già 200 anni fa sull'Everest. Siamo nel 1970, nel 1970 si passa dai 3 miliardi di CO2 prodotti, tonnellate all'anno di CO2, prodotta a 4 miliardi di tonnellate, nel 2005 a 11 miliardi di tonnellate, degli estremi forti, nel 2020 33 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, e nel 2022 i dati non ce li ho, però se sono 33 miliardi di tonnellate nel 20, forse oggi saranno 35, 36, 37, quindi è un dato. Ma continua a aumentare. Anche. Per forza, questo è ovvio, perché le attività antropiche non è che sono diminuite, anzi, stanno anche peggiorando nel modo in cui vengono gestite le attività antropiche. Ah, quindi diciamo c'è un aumento di... C'è un aumento, presumo che ci sia un aumento in questo senso qua. Però ecco, io volevo, ripeto, il ragionamento che facevo prima è proprio per dirvi che la percezione però è diversa da parte delle popolazioni che vivono, perché la percezione che abbiamo noi dell'inquinamento in pianura padana è diversa appunto dalla percezione che ha uno che vive alle Svalbard, e intendo dire quello prima, no? Anche come concentrazione di sostanze inquinanti presenti. Bene, secondo per esempio un soggetto che si chiama Akin Steiner, che non è il parente di Rudolf, perché questo qua è un signore che lavora per il Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, io adesso sto facendo tutta la parte più scientifica, poi vediamo tutto il resto, evidentemente c'è anche il resto, ok? E l'uomo, lui dice, sarebbe responsabile per il 95% del cambiamento climatico. E io qui non sono molto d'accordo, come dicevo prima, no? Perché secondo me è eccessivo il 95%. È responsabile, ma decisamente di meno. Il fatto che però sia responsabile di meno non è che ci dice, bene, adesso continuiamo ad inquinare, è così, è chiaro. Cioè non vorrei essere frainteso da questo punto di vista. Non sono d'accordo perché i dati, a mio avviso, sono decisamente inferiori. Forse sono intorno al 70%, come si diceva prima, no? La CO2 sarebbe la maggior responsabile, secondo sempre questo Akin, e questo è vero, e lui dice per il 63%, non per il 70%, come si diceva prima, mentre gli altri gas serra andrebbero tra l'11% del totale, di cui il metano rappresenterebbe il 19%, gli ossidi di azoto il 6%. Nel 2021 però le emissioni di tutti questi gas sono aumentate, secondo questi dati, del 5%, quindi c'è un 5% anno forse che aumenta, forse poco più, poco meno.
Però ma c'è nel CO2 c'è il nostro respiro anche? Certo, sì. Sì, beh, quello che buttiamo fuori noi. Sì, però quello se lo mangiano gli alberi gli fa benissimo. Esattamente. Non sarebbe assolutamente. Sì, mi piace questa cosa che sono. Se mai piantiamo più alberi. Beh, questo non sarebbe male. Stiamo diventando di più noi, piantiamo anche più alberi. Allora, c'è un'altra visione della realtà, no? Che però ci pone ad affrontare almeno, a porsi almeno quattro domande, no? Che sono. È verosimile pensare che lo sviluppo della tecnica sia giunto al punto di poter condizionare in maniera sensibile il clima? Punto di domanda. Quali eventuali tecniche vengono utilizzate? Ci sono? Ci sono, lo vediamo. A quali scopi, per esempio, potrebbero essere utilizzate queste tecniche? Forse stiamo assistendo, io dico, alla più grande e mostruosa manipolazione culturale e dal più grande esperimento sociologico dell'uomo sull'uomo. Questa è una mia lettura, mi prendo tutte le mie responsabilità e quello che dico, però non è che dico delle cose che sono assolutamente fuori dal normale. La risposta a queste domande, come potete ben immaginare, non è semplice, abbastanza complessa, abbastanza articolata, però mi viene in mente, adesso si parlo di russi, qua diventa un disastro, non posso parlare di russi, si posso parlare di russi. Il Parlamento russo, un po' di anni fa... Il Parlamento dell'estremo est, no, quello è... Parlamento russo, come? No, niente. Il Parlamento russo nel un po' di anni fa, una ventina d'anni fa, pone l'accento su un programma americano che si chiama HARP. Voi avete mai sentito parlare di HARP? Sì, HARP in inglese, me lo leggo perché non me lo ricordo mai, è High Frequency Active Auroral Research Program. Okay. Gli Stati Uniti sostengono i parlamentari russi, stanno creando nuove armi geofisiche integrali che possono influenzare gli elementi naturali con onde radio ad alta frequenza, il cui significato è comparabile, ok, il cui obiettivo per, è comparabile a quello che è successo quando si è passati dall'arma bianca alle armi da fuoco, oppure se vogliamo dalle armi convenzionali alle armi nucleari. Cioè quindi sostanzialmente dietro questo programma HARP i russi in tempi non sospetti, almeno non legati all'attuale guerra in corso, ok, sostenevano, ma poi dell'ARP magari accenniamo qualcosa ancora dopo. La modificazione del clima è fattibile, cioè non è che uno dice mi sono inventato questa mattina l'idea di manipolare il clima, è fattibile perché già le Nazioni Unite, ok, parlano di tattiche militari, ok, legate alla manipolazione del clima, ok, e qualcuno dice, io posso utilizzare il clima per andare in qualche modo a interferire, per esempio, nei confronti degli stati canaglia. Siccome gli americani usano molto così comunemente questa parola, lo stato canaglia era l'Iraq, l'hanno massacrato, hanno deposto Saddam Hussein, magari anche a ragione, non entrare in merito alla questione, però le armi chimiche non c'erano, però lui era uno stato canaglia, così come stato canaglia sono in Afghanistan, l'Iran, adesso sarà anche la Russia, insomma tutti quelli che non la pensano come la pensano i nostri alleati americani sono evidentemente stati canaglia. Loro non sono stati canaglia. Io, scusate, sono un po' polemico su alcune cose. Sono gli unici che hanno però usato le atomiche, hanno fatto fuori una marea di persone, gli altri non le hanno mai utilizzate e speriamo che non utilizzino neanche mai, però loro ci hanno liberato. Bene, allora, la modificazione del clima quindi è l'insieme di tecniche, okay, di ingegneria ambientale, che è un dato oggettivo, volte ad alterare o manipolare intenzionalmente il clima a partire dalla conoscenza scientifica, cioè da quello che noi abbiamo a disposizione dal punto di vista scientifico, no? Quindi modificare il clima significa aumentare la pioggia o aumentare la neve o diminuire la pioggia e diminuire la neve, ok, no? Adesso ho fatto l'esempio della neve e della pioggia per farvi capire. Quindi di fatto c'è questa opportunità e possibilità. Questa è una delle narrazioni possibili, io dico chiaramente, no? Possiamo prendere in considerazione altre situazioni senza necessariamente cadere nel complottismo, ma vediamo quali sono queste altre considerazioni, no? Beh, insomma, nel passato, e stiamo parlando dei primi anni del Novecento, c'erano già signori che parlavano di possibilità di manipolare il clima, no? Beh, ve ne cito qualcuno, William Reich, per esempio, no? Che parlava di cloud busting, per esempio, quindi di letteralmente accumulo delle nuvole o
di Walter Russell, che ha scritto un libro meraviglioso che si intitola Atomic Suicide del 1956, dove si prevede di utilizzare anche il clima come elemento manipolatorio. Ma più recentemente le Olimpiadi in Cina del 2008, dove addirittura sono intervenuti con 30 aeroplani, 4.000 lanciarazzi, 7.000 cannoni antiaerei, nel tentativo proprio di fermare la pioggia, e ci sono perfettamente riusciti, come ci sono riusciti per esempio gli arabi, in questo caso sto parlando di Emirati Arabi, quando hanno controllato e gestito ben 50 temporali artificiali nel luglio del 2010. Quindi fondamentalmente, e con grande fierezza dello sceicco che ha un nome incomprensibile, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, okay, che dice: abbiamo degli scienziati capaci di far piovere nel deserto a nostro piacimento. Il vero problema quindi è capire che cosa vuol dire far piovere nel deserto, piuttosto che far piovere in ambienti dove o non far piovere in ambienti dove non è necessario, no? Le tecniche che vengono utilizzate classiche per far piovere sono quelle che utilizzano lo ioduro d'argento, ok? L'ioduro d'argento è un sale che viene caricato, ma queste sono assolutamente trovate ovunque, cioè è l'unica cosa accettata, è lo ioduro d'argento, gli altri sono tutti complotti, ma questa è una cosa assolutamente accettata. Si prende questo ioduro d'argento, adesso banalizzo un pochino, si carica sull'aeroplano e si rilascia a diverse quote, a seconda evidentemente della necessità. Qualcuno sostiene, ma non è la verità, no? che funziona solo nei punti che presentano già vapore acqueo nell'aria, ma la cosa non è vera, perché ci sono assolutamente dati scientificamente rilevabili e recuperabili che è stato fatto piovere sulle montagne rocciose, piuttosto che la Sierra Nevada, piuttosto che a Pechino, piuttosto che in India, piuttosto che in Russia, a piacimento, perché a secondo, probabilmente sì, le condizioni ambientali sono importanti, ma se è vero che ci deve essere vapore acqueo nell'aria, allora a questo punto qua, se è vero che si può far piovere, si può fare anche il contrario. Perché non lo si fa? Okay, questa è una grande domanda che ci dobbiamo porre. C'è davvero quindi qualcuno che è in grado di controllare il clima? E in che modo? Okay. Beh, negli ultimi anni il dibattito, come potete ben immaginare, si è fatto piuttosto acceso. Ci sono queste due grandi fazioni, no? Gli ambientalisti, mi dispiace quando parlo degli ambientalisti, perché io mi sento un ambientalista, mi sono sempre considerato tale, sono un biologo che dell'evoluzione, che ha una forte, come dire, che ha sempre avuto una forte spinta ambientale, cioè quindi mi sono sempre battuto per l'ambiente, e oggi per esempio non riesco più a battermi per l'ambiente secondo la narrazione che ci viene raccontata, no? Perché ho la sensazione evidentemente che forse stiamo un po' esagerando, nel senso che diventa tutto estremamente demagogico e soprattutto tutto estremamente orientato verso degli interessi palesi, che poi vedremo quali sono, perché questi interessi palesi sono ormai anche dichiarati. L'ho dichiarato molto chiaramente anche a Davos, non più di un paio di mesi fa, no? che questi signori sono dei capitalisti, loro dicono molto chiaramente, non ho niente contro il capitale, però dichiarare, questa è una delle ultime slide, non questa, è quella, però ve l'anticipo, un signore che si chiama Frink, che è il proprietario evidentemente di BlackRock, dice: io sono un capitalista, io, a me non mi frega niente dell'ambiente, a me, io vado dove posso fare dei soldi. Lecito, ok, però siccome tutta la narrazione va in quella direzione, insomma io un po' apro gli occhi e dico magari c'è qualcosa che non quadra dietro questo tipo di ragionamento, oppure ci sono dei grossi interessi, come evidentemente ci sono. Dicevano, quindi abbiamo detto questa rottura, questa frattura purtroppo tra chi si ritiene ambientalista, magari anche credendoci, perché io sono abbastanza convinto che molti ambientalisti, molti giovani, sono evidentemente assolutamente in buona fede, no? E invece tutti gli altri sono dei complottisti, se non credono evidentemente in questa favola o in questa narrazione, definiamola, no? I complottisti visti in maniera estrema e estremista sono coloro che per ogni azione intrapresa in tal senso c'è dietro fondamentalmente un interesse economico e quindi ovviamente da mettere in discussione.
comunque la si voglia mettere, senza dubbio, entrambi i ragionamenti partono dai presupposti solidi. E vediamo quali sono i presupposti solidi di entrambi i ragionamenti, no? Così siamo a par condicio. Punto numero uno. È dimostrato scientificamente che la massiccia produzione industriale ha un impatto devastante sui nostri stili di vita e sui cambiamenti climatici. Va bene, lo accettiamo. Punto numero due. Esiste abbondante documentazione che dimostra che si possono innescare nubifragi e generare fenomeni atmosferici di diversa natura. Ok? Punto numero tre. La geoingegneria applicata può interferire modificando l'ambiente fisico-chimico dell'atmosfera, degli oceani, della biosfera, della criosfera, della idrosfera e della litosfera. Ci sono cose assolutamente vere, cioè non è che stiamo raccontando delle panzane, non c'è un discorso, non stiamo in una lega da Topolino, cioè che le riporta la letteratura, perché la geoingegneria dice proprio questo, non è che dice delle cose diverse. Noi, dal punto di vista geoingegneristico, oggi possiamo intervenire a qualsiasi livello. Perché non lo facciamo? La domanda è questa. E allora c'è qualcosa che probabilmente mi sfugge. Al di là delle scie chimiche, ok? Cioè io posso dire, al di là delle scie c'è qualcosa che mi sfugge. Perché non siamo intervenuti, per esempio, in Piano La Padana, in tutti questi 6-7 mesi, con lo ioduro d'argento? Okay? Non mi raccontino che non c'era una condizione di umidità sufficiente per poter intervenire, visto che stiamo parlando di un periodo invernale, quindi l'umidità in inverno sicuramente è presente e anche abbastanza significativa, basta pensare alle nebbie, voglio dire, quindi, cioè, allora, che sono sparite. Sì, che sono sparite, magari sono sparite vicino alle grandi città, ma se andiamo in pianura dove ci va la coltivazione, comunque la nebbia, magari non è la nebbia che noi normalmente ricordiamo quando eravamo ragazzi, sicuramente. Ma indipendentemente da questo, indipendentemente dalla nebbia, sto pensando davvero a delle condizioni che potevano farci così pensare ad un intervento magari manipolatorio del clima per poter far piovere. Sì, praticamente tu stai facendo la domanda inversa. Certo. Visto che c'è la tecnica, perché no? Perché non la usiamo, esattamente, bravo. Invece allora vuol dire che la cosa è un'altra. La cosa è un'altra, sicuramente. Certo. Andiamo avanti. Già, per esempio, negli anni 50... Non devo fregarli così, a fargli le domande. Ma infatti, non a dirgli, guardate che ne abbiamo scoperto, è così e così. No, ma guarda che è proprio così. Che si... Ma tanti ne fanno, È proprio così che no, come se posto lui, gli metti proprio alle spalle al muro. Certo, non puoi... Quindi vuol dire che è una cosa spermicoluta che non deve piovere. Assolutamente, non deve piovere. Oppure deve piovere come è piovuto ieri. In Bologna. Esattamente, no, per cui non è che... Allora, quindi, tra l'altro poi uno se si chiede, vabbè, ho capito, ma ci sono state anche delle realtà che coinvolgono, per esempio, l'industria agroalimentare, no? Che dove è stata utilizzata la tecnica del far piovere. Beh, ce n'è una interessantissima, una per tutte, vi dico, perché ce ne sono tantissime, tra l'altro pubblicato da un documento ufficiale che è ATC Group, che è l'ente che gestisce le relazioni con le multinazionali coinvolte nei diversi progetti di geoingegneria, e si chiama ATC Group, questo ente, ATC, è in Politorino Como Group, che riporta in un suo archivio un intervento che ha fatto la United Fruit Company, che oggi è la Chiquita, okay, in tutto il Sud America, per permettere una corretta, tra virgolette, irrigazione, quindi umidità, gestire la pioggia in alcune aree geografiche dove coltivano appunto le banane sostanzialmente. Quindi ci sono in effetti dei dati estremamente. E non è fantascienza quello che stiamo dicendo, è proprio assolutamente una realtà. Poi ci sono degli esempi invece sconosciuti a tutti, era sconosciuto anche a me questo signore qua, l'ho trovato, mi sono un po' informato, si chiama Pierluigi Ighina. Ah, certo. Fantastico. Sì, sì. 10 anni che lo seguo. Ma difatti... no, ecco, io invece non lo conoscevo, no? Di Reich, di Tesla e quant'altro. Viene rimesso in luce. Fantastico questo Pierluigi Ighina, perché Ighina, scomparso nel 2004, è uno scienziato, tra l'altro è stato un allievo in gioventù di Guglielmo Marconi, cioè quindi uno che sa quello che dice dal punto di vista fisico, che ha inventato una macchina che si chiama ERIM,
la macchina di Ghina che serve proprio per modificare il clima, nel senso che è in grado, a secondo di come è fatta ruotare, in senso orario piuttosto che antiorario, di generare dei campi elettromagnetici, per cui stiamo ragionando su campi elettromagnetici, che permettono alle nubi di spostarsi oppure di posizionarsi, quindi di muovere sostanzialmente queste nubi in atmosfera. Non mi chiedete come, me l'immagino questa macchina che ruota. Che cambia la carica elettrica. Cambia la carica elettrica, certo, è ovvio, quindi è chiaro che cambiano le... Vi ricordate il video di Kate Bush? Quale? È proprio su questo. Ah, ecco, esatto. Quindi, con esatto. Quella musica nuova. Che si chiama Ghina. Sì, esattamente. Quindi voglio dire, quindi Ghina è uno scienziato italiano ed è molto bello il fatto che lui tra l'altro fu... che ho conosciuto uno che lo conosceva. Beh, ne avevo a Modena. Ah, ecco. E prima l'ho intervistato, ho visto con gli occhi questa cosa qua. Sì, assolutamente sì. E che quando faceva piovere sul circuito... Sul circuito del Mugello, del Mugello, sì. Quando cercavano a dargli noia a lui. Esattamente. E fondatore del Centro Internazionale di Studi Magnetici di Imola, tra l'altro, quindi un soggetto abbastanza interessante dal punto di vista scientifico, ed è uno dei teorizzatori dell'atomo magnetico. Atomo magnetico che tra l'altro poi si potrebbe correlare anche con l'orgone, vabbè, di William Reich, adesso non entro in mezzo in questione, ma quello che mi interessa farvi notare, farvi capire fondamentalmente è che ci sono uomini di scienza che nella storia hanno cercato di cambiare, secondo un loro modo di interpretare la realtà, e non solo loro, ma di modificare il pensiero unico comune, o il mainstream, definiamo così oggi, ma sono stati letteralmente massacrati o spenti, come è successo per esempio a Tesla, tanto per dirne uno. Non so se lo sapete, Tesla quando è morto in estrema povertà, aveva brevettato 700, aveva prodotto 700 brevetti di varia natura, di varia origine, sempre in ambito di gestione dell'energia, okay? In maniera totalmente gratuita. Troppo è finito in brutte mani. Esattamente. Sapete che fine hanno fatto questi 700 brevetti a proposito di brutte mani? Sono finiti in mano all'FBI tutti. Sì, ma sono anche stati divisi in quattro, perché lui sperava poter mettere attorno al tavolo le quattro potenze, certo, principali, certo, certo, di dare la guerra. Certo. Ma i russi sono stati più intelligenti. Perché è stato Ronald Reagan a rendersi conto che stavano diventando troppo indietro. Certo. Quindi negli anni 80 sono finiti per usarli veramente, ma i russi hanno preso una lunghezza d'avanzo. Sì, uno spazio enorme, sì, sì. Un avanzo che ormai è difficile raggiungere a livello dell'avanzo. Assolutamente, assolutamente. Perché hanno capito l'interesse dei brevetti. Infatti loro del quarto che hanno recuperato. Sono molto avanti loro, sono molto avanti. Comunque l'apparizione degli UFO così arriva comunque da quella tecnologia. È probabile. Bene, poi c'è il dottor William Reich, che tutti conoscono, che è stato insomma quello che ipotizzò l'esistenza dell'orgone. Non so se sapete che cos'è l'orgone. L'orgone è il cosiddetto atomo magnetico, sì, o meglio, no, è la connessione, la connessione energetica tra tutti gli esseri viventi, e l'ho chiamato orgone. Ma anche William Reich ha fatto una bruttissima fine, perché è stato arrestato, poi scarcerato, poi è morto in carcere, se non ricordo male. Insomma, anche nel suo caso l'FBI sequestrò una marea di documenti che testimoniavano quanto in effetti fosse discutibile una certa visione, in questo caso specifico, della medicina e della biologia, perché lui evidentemente era... Hanno bruciato anche i libri. Sì, sì, hanno bruciato una marea di... quasi tutti, sì, sì. C'è stato un rogo proprio, hanno fatto. È l'unico rogo che ha vinto negli Stati Uniti, riguardo ai libri. Sì, sì, esattamente. E quindi una cosa veramente vergognosa. E per non parlare poi del nostro Ettore Majorana, insomma, di Rolando Pelizza, però insomma era questo per citare semplicemente nomi di soggetti che hanno tentato di cambiare, tra virgolette, il pensiero unico o comunque la narrazione unica, ma che sono stati in qualche maniera sempre allontanati, accantonati. Bene. Quindi teoria del complotto, dico, la domanda che faccio e mi chiedo è: non è facile reperire prove concrete, su questo non c'è dubbio, no? Quindi non è neanche facile raccontare queste cose, soprattutto se siamo
noi non siamo 200.000 persone, dove invece insomma, il discorso sarebbe completamente diverso, perché la consapevolezza che abbiamo noi può aiutare gli altri ad avere consapevolezza, però è uno sforzo fisico non indifferente creare questa consapevolezza negli altri. Sicuramente nel gennaio del 2002, ve ne dico una, in Italia, o meglio, nel gennaio del 2002 l'Italia e gli Stati Uniti firmano un accordo chiamato Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici. Quindi prendete nota di questa cosa, andate a cercarvela. E quindi ve la dice lunga su come sono stati diversi tentativi, no, di in qualche modo manipolare le informazioni anche in questa direzione, no? Ma ce ne sono tantissime altre. La domanda però che ci dobbiamo porre sicuramente è: a quale scopo? Beh, gli scopi sono dei più vari, dei più svariati, l'abbiamo detto prima, e sicuramente sono di natura economica, no? Talvolta li rivestono di qualcosa invece che di perbenista, no? Cioè, quindi, sai, stiamo facendo questi studi per il bene dell'umanità, no? Perché, perché è chiaro che i cambiamenti climatici possono portare, come filantropi, sono quelli che chiamiamo filantropi e che sono rappresentati da soggetti che voi benissimo conoscete, i vari Soros, i vari Gates, insomma, vi dicendo, no? Ma è pur vero che in passato esperimenti climatici sono stati effettuati anche per scopi bellici, lo sapete? C'è uno in particolare che mi piace moltissimo, è quello dell'operazione Popeye, quella di Braccio di Ferro, che gli americani hanno messo in atto in Laos e in Vietnam, hanno manipolato proprio il clima, ci sono dei documenti in questo caso qua, no? Per creare poi una condizione tale, spargendo le nubi di oro d'argento in questo caso, per cui hanno prolungato la stagione monsonica, quindi il clima dal punto di vista militare e bellico lo si può tranquillamente manipolare. Ci sono dei soggetti che non sono complottisti, però, che però hanno una visione non legata al pensiero unico, ma sono autonomi nel pensiero, no? Cioè, potremmo anche essere noi, magari, intendo dire, non siamo necessariamente dei complottisti, però abbiamo una visione aperta, no? Quindi dice, siamo dei possibilisti, diciamo, da questo punto di vista. C'è una signora che si chiama Naomi Klein, che si oppone decisamente alla teoria complottista. Naomi Klein, Shock Economy, che scrive questo libro, che è Shock Economy, e la quale in maniera molto chiara dice, signori miei, voglio dire, questi stanno facendo i loro interessi, non dire che stiamo quasi tanto a problema, cioè io non sono complottista, nel senso che non faccio la complottista, però vi dico sostanzialmente... Dati alla mano, insomma, questi qua fanno i loro interessi, senza dubbio prima o poi provocheranno dei disastri, che porteranno delle conseguenze drammatiche, no? Un'altra, come dire, associazione, che è l'European Geosciences Union, sostiene che è importante ricordare che, anche ammesso che questi signori facciano le cose per bene, quindi manipolano il clima per scopi benefici, attenzione, perché manipolare il clima anche per scopi benefici potrebbe avere conseguenze devastanti, perché stiamo giocando col fuoco. E io lo dico da biologo, dico che i miei colleghi genetisti giocano col fuoco utilizzando i geni, evidentemente, non le piogge o comunque la manipolazione di ingegneria. Prego. Ma facendo sempre queste manipolazioni di deviare le correnti, ho capito, deviano le correnti getto del pianeta. È possibile, sì, è possibile. Ma quando il pianeta poi dovrà, perché prima o poi si vorrà riequilibrarsi, sì, succederà un casino. Per forza, ammesso che non riescano a portare il pianeta ad essere così facilmente gestibile. Resiliente. Che parole. Però io sono convinto perché... Allora, se due parole proprio sull'ARP, ARP sapete tutti che cos'è, sostanzialmente questo radiotrasmettitore, alcune teorie in effetti sostengono che descrivono l'ARP davvero come un progetto volto a perseguire scopi invece occulti, evidentemente, no?
che andrebbero dalla realizzazione di un'ipotetica arma elettromagnetica, tra l'altro poi questo si potrebbe tranquillamente, sono sempre discorsi che stiamo facendo secondo una narrazione, non è che sto dicendo che è così, sia chiaro, però voglio dire, riflettiamoci su questa cosa qua, no? Per creare terremoti fino al controllo del clima. Il discorso del creare terremoti è interessante perché qualcuno ha ipotizzato che il terremoto in Turchia fosse stato in qualche modo gestito da qualcuno, da qualcosa, magari non dall'ARPA in senso stretto, ma da una tecnologia che esiste. Perché pensate che io vi voglio vedere nel 2004-2006 un programma, ve lo ricordate, Voyager? Sì. Ok, ok. Come si chiama questo? Giacobbo. Giacobbo, bravissimo. Giacobbo intervistò un geofisico americano, ok, che dimostrò proprio un modello scala non 1 a 1 a 100.000, 1 a 10.000, non so, come si può generare un terremoto, in questo caso un maremoto era addirittura, quindi c'era una grande vasca, ok, con delle radiofrequenze, queste maschere delle radiofrequenze, e le onde cominciano a muoversi e a creare uno tsunami, e quindi questo tsunami va a, in qualche modo a devastare il territorio circostante. Quindi, e senza essere complottista, adesso vediamo se riesco a fare questo ragionamento, era necessario probabilmente per gli americani, dico per gli americani, però non voglio essere complottista, voglio solo fare una riflessione geopolitica e geostrategica. Voi sapete che il rapporto con Erdogan non è un rapporto che gli americani, idilliaco con gli americani. No? Erdogan non ha delle posizioni che sono sempre comunque coerenti col pensiero NATO, col pensiero americano, ha dei rapporti anche con la Russia, insomma, fondamentalmente tiene il piede in due scarpe, ma al di là di questo non è un giudizio, è una semplice considerazione. Bene, se non ricordo male, adesso dovrebbero esserci le elezioni, no? In Turchia, se non adesso, entro quest'anno, fondamentalmente. Dopo il terremoto che c'è stato in Turchia, subito hanno puntato l'indice sul fatto che Erdogan avesse firmato dei condoni, ad una serie di soggetti che avrebbero dovuto costruire interi quartieri di queste città con tecniche antisismiche. Okay. Chissà come mai questa cosa qua, cioè bestiale, no, adesso sono veramente complottista nel mio modo, però è ragionevole. Che cosa succede? Ci sono dei puntini, esattamente, lui fa, allora, quindi praticamente lui cosa e lui cosa potrebbe, no, lui aveva firmato, aveva dato l'autorizzazione a costruire a soggetti che non hanno costruito secondo i criteri antisismici, ok, no? Allora, il motivo non lo sappiamo, sono interessi loro, non sono interessi. Sì, comunque ha fatto costruire e non erano antisismici. E non erano antisismici. Lì è trovato tutto, ma se io induco a questo punto, se io induco, tra virgolette, un terremoto, ok, no? Evidentemente io faccio sì che lui viene in qualche modo screditato dal punto di vista politico e dal punto di vista geopolitico, non venendo più rieletto magari nelle prossime elezioni, metto su un uomo che mi interessa e magari più vicino alle posizioni della NATO rispetto a questo tentativo di, come dire, di trovare degli equilibri tra le potenze, no? Cioè, è ragionevole, cioè, stiamo raccontando delle cose che non stanno vincendo in terra. Ma risico. Sì, no, no, certo, ma giocano a risico loro. Peccato che non avete sentito la prima parte, ma non fa niente, magari vedremo. Come Fukushima, cosa ne pensi? Ne parliamo magari dopo, dai, così finisco, poi facciamo tutta una serie di cose, se no non riesco più a finire. Posizione della comunità internazionale a proposito della teoria del complotto. Okay, no? Beh, la posizione dei vari paesi, per esempio dell'Unione Europea, fino al 1998 era... rispetto all'ARP in questo caso, no? Quindi era abbastanza interessante, perché dicevano, malgrado le convenzioni esistenti, la ricerca militare si applica attualmente alla manipolazione dell'ambiente come arma, come è il caso ad esempio del sistema HARP, e questa è stata un'interpellanza parlamentare europea. Quindi non si nascondono, ma questo stiamo parlando del 98, però qua, 98, okay, già esattamente. Per cui l'Europa chiede di valutare la natura esatta e il livello di rischio posto dall'ARP per l'ambiente locale e globale e la salute pubblica in generale. Ok, 1998 questo, ok. Nel 2002 la Russia interviene dicendo, i parlamentari della Duma firmano un appello diretto all'ONU, il discorso che si faceva prima rispetto al discorso
dell'ARP, parlando di armi, di nuove armi geofisiche e ovviamente integrali, capaci di influenzare gli elementi proprio, no? In questo caso qua, no? Naturali con onde radio ad alta frequenza. E poi ci sono le posizioni di Ucraina e Germania, sempre parlando del 2003 in questo caso, quindi dove Pravda pubblica un articolo scritto dal deputato ucraino Yuri Solomatin, in cui dice che esprimeva preoccupazioni per gli esperimenti condotti dal governo degli Stati Uniti utilizzando l'ARP. Okay. Poi un paio di giornalisti tedeschi scrivono mettono in relazione le anomalie climatiche avvenute durante l'estate del 2003 nell'Europa centrale. L'Italia si pone l'accento, anche l'Italia si interroga su questo discorso dell'ARP con il deputato Domenico Scilipoti il 2 febbraio del 2011, quando dice: le operazioni di aerosol, comunemente chiamate scie chimiche, finiscono per determinare, e ad avviso dell'interrogante, una lesione dei diritti sanciti dalla Costituzione. 2011, no? Nell'interrogazione non è esplicitato quale sarebbe stata la supposta relazione tra le emanazioni radioelettriche e l'installazione dell'ARP. Però, vabbè, di fatto si pone questo problema. E anche negli Stati Uniti c'è qualcuno che sostiene questa cosa con vigore, dicendo che forse l'ARP, voglio dire, deve essere rivista sotto tanti punti di vista. E il governatore Jesse Ventura del Minnesota, che sostiene queste diverse teorie proprio del complotto, e viene accusato poi dal governo degli Stati Uniti di utilizzare l'impianto ARP per manipolare, per gestire le sue politiche, evidentemente, e quindi di fatto viene immediatamente allontanato o comunque è bocciato nelle sue considerazioni. Quindi sono diversi, okay, i parlamentari, diversi i politici, insomma, sostanzialmente nell'arco di questi ultimi 30 o 40 anni si pongono l'accento non solo sulle scie chimiche, ma anche sull'utilizzo di queste radiofrequenze. Una delle interrogazioni che ho riportato, per esempio, è quella di Matteo Salvini del 17 luglio del 2013, ce n'è un'altra, sempre al Parlamento europeo, ce n'è un'altra di Oreste Rossi, del parlamentare europeo anche lui, del 15 marzo del 2012, ce n'è un'altra addirittura invece come interrogazione parlamentare in Italia, per il Parlamento italiano, di Italo Sandi dell'aprile del 2003, in cui tutti, insomma, questi soggetti insieme ad altri, insomma, pongono l'accento sull'importanza di un'indagine più approfondita. Io qui ho tre slide che voi non potete vedere perché appunto non le ho proiettate, sono sono degli aeroplani, okay, aeroplani assolutamente di linea, okay, e alcuni ugelli sulla pancia di questi aeroplani che si possono tranquillamente vedere, che funzionano proprio come rogatori, o funzionerebbero, abbiate pazienza, non posso dire che funzionano, sennò poi mi arrestano, che funzionerebbero come erogatori, no? Però in realtà qualcuno ha fatto è riuscito a prelevare dei campioni, sono francesi quelli che hanno fatto questi studi in particolare e hanno evidenziato, prelevato liquidi in particolare, sono dei polimeri probabilmente, che tra l'altro hanno trovato anche sui terreni, su diversi terreni. Quali sono queste sostanze? Le sostanze più comuni sono il bario, sono il bismuto, sono l'alluminio, sono il manganese, una marea di sostanze, lo stronzio, eccetera, eccetera. Queste sostanze sicuramente tossiche, che poi, che funzioni avrebbero queste sostanze? Io ho provato ad indagare anche questa cosa e qualcuno sostiene, per esempio, che queste sostanze sarebbero in grado di cambiare lo spettro elettromagnetico sostanzialmente della nostra atmosfera e quindi in qualche modo aiutare tutti i sistemi d'arma, okay, elettronici a gestire meglio non so, i droni piuttosto che i sistemi di informazione. Ecco, questo è
l'idea del complotto, ammesso che evidentemente questa possa essere sostenibile, ripeto, no? Perché altrimenti non si spiegherebbe perché dovrebbero in qualche modo... Ma domanda, quindi i piloti sono consapevoli... Ecco, adesso arrivo anche a questo perché è interessante. Allora, le conclusioni che traggo sono queste, no? Al di là di quello che abbiamo detto, al di là di quello che ciascuno di noi può pensare, perché è sempre molto complesso. Allora, alla luce di quanto esposto, di quanto ho appena esposto, la teoria del complotto potrebbe anche essere sostenibile, ok? Così come però è sostenibile l'evoluzione, abbiamo detto, del nostro pianeta, perché abbiamo fatto prima un discorso anche sull'aspetto geologico, geofisico, cioè ecologico, e ci stanno, ok? Ma anche l'impatto antropico sugli ossosistemi ovviamente è sostenibile, è chiaro, no? Che l'attività antropica inevitabilmente dà un importante contributo a quanto sta accadendo in termini di cambiamenti climatici. Certo è che, e mi concludo, che dobbiamo tenere sotto controllo questi manipolatori di cultura. Attenzione, quando dico manipolatori di cultura, lo dico in entrambi i casi però, eh? Lo dico sia chi è estremista nella visione complottista, sia chi è estremista nella visione invece possibilista o comunque del mainstream, eccetera. Perché il vero problema è come vengono manipolate le informazioni. Cioè, questo potrebbe, chi ascolta questo video potrebbe dire la stessa identica cosa di quello che sto dicendo io, no? Però l'idea mia non è quella di sposare la teoria del complotto o sposare la teoria invece degli ambientalisti, ecco. Vabbè, diciamo così. Le stesse persone. Come? Mainstream e controinformazione. Ecco, il rischio, bravissima, ma è una cosa molto giusta, è che il mainstream o i complottisti possano alla fine essere le stesse persone, perché il vero tema è dividi et impera, no? Cioè, quindi più dividiamo all'interno di un sistema, più il sistema può fare quello che vuole, no? E concludo con l'ultima diapositiva che non vedete, ve la leggo anche questa. Il re degli, lo dicevo prima, l'ho accennato prima, il re degli investitori Larry Fink, BlackRock, non so, l'avete sicuramente sentito nominare, dice che il climate change trasformerà per sempre la finanza, lui dice, no? Perché il climate change obbliga gli investitori a riconsiderare le fondamenta stesse della finanza moderna. Questo signore che dice questa frase e che conclude dicendo ci concentriamo sulla sostenibilità non perché siamo ecologisti, ma perché siamo capitalisti e siamo legati ad un rapporto fiduciario verso i nostri clienti, ha fatto un fatturato, questa azienda, nel 2021, poi se vogliamo fare divisione per il motore, no? Di 10.000 miliardi di dollari, ok? E nel 2022 un po' di meno, ha fatto 8.600 miliardi di dollari. Io con questo ho finito, possiamo aprire il dibattito se vogliamo, grazie per la vostra attenzione, scusate se sono andato poco chiaro in alcuni casi, ma grazie ancora.